Bentrovati, andiamo a lavorare l'ultimo step del progetto Saturnia e andiamo ad introdurre l'ultima sequenza fantasia di lavorazione con la quale ho terminato il tronco. Vi faccio vedere anche la lavorazione della manica per chi la volesse fare e abbiamo concluso il nostro progetto. Eravamo rimasti al giro di diminuzioni e su questo giro, sui punti che abbiamo ottenuto, andiamo a lavorare il primo giro della nuova sequenza fantasia. I miei appunti alla mano e partiamo con la lavorazione. Questo giro è un giro di assestamento e lo andremo a lavorare sui punti che abbiamo ottenuto dalla lavorazione dell'ultimo giro della sequenza precedente. La sequenza di ripetizione di questo giro è questa. Partendo da dove abbiamo chiuso il giro, allunghiamo la solina, rientriamo nel punto di chiusura e lavoriamo un punto basso. Sarà tutto un giro di archetti, ma lavorato in questa sequenza. Il primo archetto 3 catenelle, 2 e 3, saltiamo un punto, andiamo nel successivo e chiudiamo l'archetto con un punto basso. 3 catenelle, saltiamo 3 punti questa volta, 1, 2, 3, nel quarto chiudiamo l'archetto con un punto basso. 3 catenelle, 1, 2 e 3, saltiamo 3 punti, nel quarto andiamo a chiudere l'archetto con un punto basso e ricominciamo dall'archetto saltando un punto e questa sarà la nostra sequenza di lavorazione. Lo spazio è sempre di 3 catenelle, ma avremo un archetto nel quale salteremo un punto, i due successivi salteremo 3 punti. Riprendiamo la lavorazione con l'archetto di 3 catenelle saltando un punto. 3 catenelle, salto i 3 punti successivi, nel quarto vado a chiudere il mio archetto con un punto basso. Vado a lavorare il secondo archetto saltando 3 punti, nel quarto chiudo la sequenza. Termino il giro che si chiuderà con i due archetti consecutivi nei quali salteremo 3 punti. Vado a lavorare l'ultimo archetto, 1, 2 e 3, salto i miei 3 punti, vado nella maglia bassa iniziale e chiudo con un punto bassissimo. Poiché questo è un giro di assestamento, che va lavorato sull'ultimo giro e sui punti ottenuti in quel giro, può capitare di ritrovarsi con dei punti in più o in meno. Se vi ritrovate punti in più o in meno, distribuiteli negli archetti grandi, quelli in cui andiamo a saltare 3 maglie. Quello piccolo deve sempre restare costante. L'importante è che la sequenza si chiuda con i due archetti in cui andiamo a saltare i 3 punti. Partiamo con il giro successivo, che sarà il primo dei due giri di ripetizione. Rientro dove ho chiuso il giro e lavoro un punto basso. In questo giro andiamo a lavorare negli archetti in cui abbiamo saltato un punto di base. Ho fatto la mia maglia bassa, una catenella, carico il filo, vado nell'archetto piccolo e lavoro 5 gruppi di 2 maglie alte chiuse assieme, ogni gruppo separato da 3 catenelle. Vi faccio vedere. Primo punto alto chiuso a metà, secondo punto alto chiuso a metà per il primo gruppo, chiudo le due maglie assieme,
3 catenelle di separazione dal prossimo gruppo. Carico il filo, rientro nell'archetto, prima maglia alta chiusa per metà, seconda maglia alta chiusa per metà, carico il filo e chiudo il secondo gruppo. 3 catenelle di separazione, carico il filo, rientro nell'archetto, chiudo per metà la prima maglia, chiudo per metà la seconda e poi le vado a chiudere assieme. 3 catenelle di separazione, carico il filo, vado a lavorare il quarto gruppo. Prima maglia chiusa per metà, seconda maglia alta chiusa per metà, carico il filo e le vado a chiudere assieme. 3 catenelle di separazione, carico il filo, rientro nell'archetto e vado a lavorare l'ultimo gruppo di 2 maglie alte chiuse assieme. E questo è il ventaglio che noi lavoreremo sempre nell'archetto piccolo nel quale abbiamo saltato un punto di base. Faccio una catenella, salto l'archetto grande, vado sulla maglia bassa e chiudo con un punto basso. Una catenella, salto l'archetto grande, carico il filo, vado in quello piccolo e ricomincio a lavorare il mio ventaglio e continuo in questo modo fino a completare tutto il giro. Io mi porto avanti e poi vi faccio vedere come chiudere e lavorare il giro successivo. Sono alla fine del giro, ho lavorato l'ultimo motivo, la catenella di spazio, la maglia bassa sulla maglia bassa, do una catenella di separazione, vado sulla maglia bassa del primo archetto, che è anche la maglia di apertura del giro, il lavoro un punto bassissimo. Adesso con dei punti bassissimi mi porto al centro del motivo, in questo modo. Dobbiamo raggiungere questo, il secondo archetto, quindi lavoro ancora delle maglie bassissime, punto su punto, e mi porto al centro del motivo tra il secondo e terzo gruppo di 2 maglie alte chiuse assieme. Ecco qui, ho raggiunto la parte centrale del motivo, vedete? Sono nel secondo archetto per la precisione, ho fatto un punto bassissimo, rientro adesso sempre nell'archetto e lavoro un punto basso. 3 catenelle di separazione per l'archetto, vado nell'archetto successivo e chiudo questo archetto con un punto basso. 3 catenelle di separazione, carico 2 volte il filo, vado sulla maglia bassa e lavoro 2 maglie alte doppie chiuse assieme, quindi chiudo la prima per metà, ricarico di nuovo 2 volte il filo, rientro nella maglia bassa, vado a chiudere la seconda maglia alta doppia e poi le chiudo tutte e due assieme. E questo è il motivo di ripetizione per questo secondo giro della sequenza. Gli archetti sono sempre di 3 catenelle. Vado nell'archetto centrale del motivo seguente, lavoro il punto basso. 3 catenelle per l'archetto, vado nello spazio successivo e chiudo l'archetto con un punto basso. E continuo adesso secondo la sequenza. 3 catenelle, 2 maglie alte doppie chiuse assieme sulla maglia bassa,
Quindi carico due volte il filo, lavoro la prima maglia alta doppia per metà, ricarico di nuovo, rientro nella maglia bassa, lavoro per metà la seconda maglia alta doppia e poi le vado a chiudere assieme. Io continuo e poi vi faccio vedere la chiusura del giro. Sono alla fine del giro, vedete che ho già lavorato l'ultimo gruppo di due maglie alte doppie sopra la maglia bassa. Faccio l'ultimo archetto di 3 catenelle e vado sulla maglia bassa iniziale del primo archetto e chiudo il giro. Da adesso in poi è molto più semplice perché andremo a ripetere il giro con il motivo a ventagli e questo secondo giro che vi ho fatto vedere adesso. Potete terminare la vostra lavorazione se volete dare un pochino più di movimento con il giro di ventagli. Ricominciamo in questo modo, entriamo nell'archetto che abbiamo a disposizione, lavoro 3 catenelle per il primo punto alto, carico il filo, vado nell'archetto, chiudo la seconda maglia alta per metà e poi la vado a chiudere assieme alle catenelle e abbiamo il primo gruppo di due maglie alte chiuse assieme. Facciamo le 3 catenelle di separazione e andiamo a completare il ventaglio lavorando gli altri 4 gruppi di 2 maglie alte chiuse assieme, sempre separati da 3 catenelle. Il terzo, il quarto gruppo di due maglie alte chiuse assieme, 3 catenelle, l'ultimo gruppo la catenella di separazione. Andiamo qui sulle due maglie alte doppie e lavoriamo il punto basso. Una catenella, andiamo nell'archetto successivo, questo che abbiamo lavorato sul gruppo di maglie alte sottostanti, e ricominciamo a lavorare il nostro motivo. E questa è la nostra sequenza di ripetizione per tutto il giro. Andiamo a completare il giro lavorando il motivo di 5 gruppi di 2 maglie alte chiusi assieme nell'archetto piccolo, la catenella di separazione, la maglia bassa sul gruppo di 2 maglie alte doppie tra un motivo e l'altro. Daremo la catenella di separazione e ricominceremo a lavorare il motivo a ventaglio nell'archetto successivo. Alla fine chiuderemo il giro con un punto bassissimo qui alla base delle 3 catenelle. Ci porteremo poi al centro dell'archetto come abbiamo fatto per il giro sottostante e ricominceremo la nostra lavorazione. E andiamo ad alternare questi due giri fino a raggiungere la lunghezza che ci serve. Mentre voi vi portate avanti con il lavoro, io vi faccio vedere la lavorazione della manica. Al termine della vostra lavorazione per il tronco, questo sarà il risultato. Io ho alternato i due colori che sto usando e ho terminato la lavorazione con il giro di ventagli, vedete? Così da dare un po' più di movimento al fondo. Per la manica invece
Ho lavorato la stessa sequenza dello sprone per due ripetizioni e vi faccio vedere come fare. Per la parte bassa, sotto l'ascella, ho mantenuto il punto blocchetti, mentre per la parte alta il motivo dello sprone. Ci andiamo a riattaccare, io perlomeno sul motivo centrale, perché per allargare ho aggiunto tre occhielli, quindi mi vado a riattaccare per lavorare la mia manica nel blocchetto centrale. Entro semplicemente nell'archetto che ho, mi aggancio con un punto bassissimo, vedete che già ho preparato l'occhiello, mi aggancio con un punto bassissimo, punto catenella, e mi vado a lavorare anche le codine. Partiamo con 3 catenelle per il primo punto e all'interno dell'occhiello vado a lavorare altre 3 maglie alte per andare a completare il primo blocchetto che è formato da 4 punti. Carico il filo. Vado nel blocchetto successivo, nell'occhiello successivo e lavoro 4 maglie alte per il secondo blocchetto, 2, 3 e 4. Carico il filo e vado a lavorare dove ho l'altra riga di blocchetti. Entro nell'archetto che forma il primo punto e lavoro i miei 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, salto questo spazio, vado dove ho l'altra fila di punti blocchetti e sempre nell'archetto formato dal primo punto vado a lavorare il blocchetto successivo. Solo questo primo giro è un poco più non difficile, ci vuole un pochino più di attenzione perché i successivi saranno conseguenziali, perché andremo a lavorare così come si presenta il giro sottostante, 3 e 4. Carico il filo, vado nell'ultima fila saltando questo spazio, nell'ultima fila di punto blocchetti, entro nell'archetto composto dal primo punto e lavoro l'ultimo punto blocchetti, 2, 3 e 4. E da adesso per la parte alta andremo a lavorare il motivo dello sprone e lo facciamo in questo modo. Continuiamo con un punto alto qui dove abbiamo attaccato il filo per continuare le parti separatamente. Questo punto corrisponde al settimo punto di questo motivo a curva. Lavorato il primo punto alto, 3 catenelle. Carichiamo il filo, nel punto successivo un altro punto alto, 3 catenelle, carichiamo il filo, nel punto successivo un altro punto alto e su questo motivo a curva abbiamo lavorato 3 maglie alte separate da 3 catenelle. Continuiamo adesso. Lavorando 3 catenelle, 1, 2 e 3,
Carichiamo 3 volte il filo, 1, 2 e 3, entriamo nel punto basso, qui vedete questo punto basso che separa questi due archetti, e lavoriamo la nostra maglia alta tripla. Praticamente noi stiamo lavorando questo giro, vedete? Questo qui, questo. Quindi, vabbè, si è allargato il punto, lo rifaccio, è un poco lento. Carico 3 volte il filo, vado nella maglia bassa che separa i due archetti successivi e lavoro il punto alto triplo. Mi lavoro le 3 catenelle per lo spazio. Vado sul settimo punto del motivo seguente, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, carico il filo nel settimo punto del motivo seguente e lavoro il primo punto alto. E andiamo a ripetere questa sequenza. 3 catenelle, carico il filo, vado nel punto successivo e lavoro un altro punto alto. 3 catenelle, carico il filo, vado nel punto successivo e lavoro l'ultima maglia alta per questa sequenza e ricomincio. 3 catenelle, carico 3 volte il filo, vado sul punto basso che mi divide i due archetti seguenti e lavoro la maglia alta tripla. 3 catenelle, carico il filo, vado sul settimo punto del motivo seguente, questo motivo a curva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro nel settimo punto e lavoro il punto alto e continuo in questo modo fino ad arrivare all'altro lato, dove andremo a lavorare l'ultima sequenza sull'ultimo motivo a curva, e poi continueremo per il sottoascella lavorando il punto blocchetti come abbiamo fatto per l'inizio. Vi porto un poco avanti e vi faccio vedere la chiusura del giro e l'avvio dell'altro. Sono arrivata dall'altro lato, vedete, dove dobbiamo lavorare l'ultimo motivo a curva sul quale ci siamo attaccati per l'altra parte lavorata separatamente. Ho già lavorato il mio archetto di 3 catenelle, la maglia alta tripla sulla maglia bassa, le 3 catenelle di separazione, carico adesso il filo, vado sul terz'ultimo punto, vedete qui nella parte alta, terz'ultimo punto prima di quello in cui ci siamo riattaccati, teniamo come di punto di riferimento questo, quindi due punti prima, 1 e 2, andiamo a lavorare il primo punto alto dell'archetto di 3 maglie alte separate dalle catenelle. 3 catenelle, 2 e 3, carichiamo il filo, andiamo nel punto successivo, lavoriamo il punto alto, 3 catenelle di separazione e l'ultimo punto alto lo andiamo a lavorare qui nello stesso punto in cui ci siamo riattaccati per lavorare la parte separatamente, e andiamo a chiudere l'archetto di 3 maglie alte separate dalle catenelle. Adesso dobbiamo continuare, vedete, per il sottoascella, e continuiamo con il punto blocchetti e andiamo a lavorare come abbiamo fatto per l'inizio. Carichiamo il filo, entriamo in corrispondenza della fila di punto blocchetti nel primo punto che forma una specie di occhiello e lavoriamo i nostri 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4, e continuiamo lavorando punto blocchetti fino a chiudere il giro. Carico il filo, salto questo spazio, vado nell'archetto che si forma
con il primo punto alto della fila successiva e lavoro i 4 punti alti, 2, 3 e 4. Carico il filo, salto questo spazio, vado qui nel primo punto dell'altra fila di blocchetti e lavoro il mio motivo con i 4 punti alti, 2, 3 e 4. E siamo esattamente sotto l'ascella. E andiamo a chiudere il giro lavorando nell'ultimo occhiello che abbiamo a disposizione. Carichiamo il filo, entro nell'occhiello e lavoro i miei 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. E andiamo a chiudere il giro sulla prima delle 3 catenelle iniziali con un punto bassissimo. Ecco qui, e abbiamo completato il primo giro. Adesso non dobbiamo fare altro che per il sottomanica lavorare le due sequenze che componevano quella del punto blocchetti e sulla parte alta continuare con il motivo dello sprone. Andiamo a lavorare il secondo giro per la manica. Entriamo nello spazio che abbiamo sotto il punto di chiusura e lavoriamo un punto basso, 3 catenelle, 2 e 3, saltiamo tutto il blocco successivo, andiamo nello spazio e chiudiamo con un punto basso, 3 catenelle, saltiamo il blocchetto, andiamo nello spazio e chiudiamo con un punto basso, 3 catenelle. Saltiamo il blocchetto, andiamo nello spazio, un punto basso, 3 catenelle, saltiamo il blocchetto, andiamo nello spazio e chiudiamo con un punto basso. E siamo, vedete, in prossimità del motivo a curva per la parte alta della manica. Andiamo a lavorare 3 catenelle. 2 e 3, saltiamo l'ultimo blocchetto, carichiamo il filo, entriamo nel primo archetto e lavoriamo 4 punti alti, 2, 3, e 4. Per farvi capire, stiamo lavorando questo giro qua. Quindi andiamo a fare 2 catenelle di separazione, carichiamo il filo, andiamo nell'archetto successivo e lavoriamo 4 punti alti. 2, 3 e 4. 2 catenelle di separazione. Carichiamo il filo, andiamo sulla maglia alta tripla e lavoriamo un punto a V con una maglia alta, 2 catenelle, carichiamo il filo, sempre sulla maglia alta tripla, andiamo a chiudere il nostro punto a V con la seconda maglia alta. E questa è la nostra sequenza di ripetizione per la parte alta della spalla. Vi faccio rivedere. Lavoro 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nell'archetto
nel primo archetto che ho sul motivo a curva e lavoro 4 punti alti. Uno, due, tre e quattro. Due catenelle di separazione. Andiamo nell'archetto successivo, sempre quello sul motivo a curva, e lavoriamo altri 4 punti alti, 2, 3 e 4. Lo spazio è sempre di 2 catenelle, carichiamo il filo questa volta e andiamo sulla maglia alta tripla a lavorare il punto a V con una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, sempre sulla maglia alta tripla, e continuiamo in questo modo fino all'altro lato e continueremo poi a punto blocchetti con gli archetti come abbiamo fatto dall'altro lato. Mi porto avanti e vi faccio vedere. Sono dall'altro lato, vedete, e dobbiamo andare a lavorare adesso gli ultimi blocchetti per il sottomanica. Ho lavorato il mio motivo di 4 punti alti, 2 catenelle, 4 punti alti nell'archetto, negli archetti che abbiamo sul motivo a curva. Vado a fare le mie 3 catenelle di separazione, 2 e 3, salto il primo blocchetto, vado nello spazio e lavoro il punto basso, 3 catenelle, 2 e 3, salto il blocchetto, vado nello spazio e chiudo con un punto basso, 3 catenelle, salto il blocchetto, vado nello spazio e chiudo con un punto basso, e siamo, vedete, alla chiusura del giro. Lavoriamo le ultime 3 catenelle, entriamo nella maglia bassa iniziale e ci chiudiamo con un punto bassissimo, e da qui ripartiamo per il terzo giro. Entriamo nell'archetto che abbiamo subito dopo il punto di chiusura, facciamo un punto bassissimo, 3 catenelle per il primo punto alto, carico il filo, 3 punti alti a completare il primo blocchetto di 4 e 4. Continuo a lavorare sui 3 blocchetti successivi e poi vi faccio vedere la continuazione sulla parte alta. Portata avanti, vedete, ho lavorato gli altri 3 blocchetti dopo quello iniziale e mi sono fermata prima dell'ultimo blocchetto. Da qui riprenderemo la lavorazione con il motivo dello sprone. Lavorato l'ultimo blocchetto, lavoriamo adesso 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, carichiamo il filo, andiamo nell'archetto che separa i due gruppi di 4 maglie alte e lavoriamo un punto basso, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, entriamo di nuovo nell'archetto e chiudiamo le 7 catenelle con un punto basso, 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, andiamo nell'archetto seguente e chiudiamo con un punto basso. Carichiamo il filo adesso, entriamo nel punto a V e lavoriamo 3 punti alti.
1, 2 e 3. Entriamo nello spazio successivo e chiudiamo con un punto basso. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nello spazio che ci divide i due gruppi di 4 maglie alte e lavoriamo un punto basso. 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Rientriamo nell'archetto e chiudiamo le 7 catenelle con un punto basso. Cinque catenelle, 2, 3, 4 e 5. Vado nello spazio e lavoro un punto basso. Carico il filo, 3 punti alti nel punto AV. 2 e 3 e continuo con questa sequenza sulla spalla fino all'ultimo motivo a disposizione. Continuerò invece poi a terminare il giro lavorando il punto blocchetti sotto l'ascella. Sono all'ultimo motivo, vedete, ho lavorato la maglia bassa, le 7 catenelle, la maglia bassa nell'ultimo archetto dell'ultimo motivo. Vado a lavorare adesso le mie 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado, salto tutta questa parte, questo archetto qui lo salto, vado nel punto blocchetti, nell'archetto del punto blocchetti successivo e lavoro le mie 4 maglie alte del punto blocchetti 1, 2, 3 e 4 e vado a concludere il giro con i due blocchetti mancanti sui due archetti successivi, 2, 3 e 4. Vado nell'ultimo archetto e lavoro l'ultimo blocchetto, 2, 3 e 4 e chiudo il giro sulla terza catenella iniziale con un punto bassissimo. Ripartiamo con 1, 2, 3, il quarto giro e andiamo a lavorare nello spazio sotto l'uncinetto una maglia bassa, 3 catenelle, saltiamo il blocchetto, un punto basso nello spazio successivo, 3 catenelle, saltiamo il blocchetto, un punto basso nello spazio successivo, 3 catenelle, saltiamo il blocchetto, un punto basso nello spazio successivo. 3 catenelle per l'ultimo blocchetto, 2 e 3, andiamo nell'archetto di 5 catenelle e lavoriamo un punto basso e continuiamo adesso per il motivo sulla spalla. In questo modo carichiamo il filo, andiamo nell'archetto di 7 catenelle e lavoriamo 13 punti alti. 1, 2, 12 e 13.
e abbiamo lavorato il nostro motivo a curva. Continuiamo con un punto basso nell'archetto seguente, 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, un punto basso sulla maglia centrale delle tre che abbiamo lavorato nel punto AV. Cinque catenelle, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nell'archetto successivo e lavoriamo un punto basso. E siamo di nuovo all'archetto di 7 catenelle. Vedete? Dove andremo a lavorare le 13 maglie alte per il motivo a curva. Quindi carico il filo, vado nell'archetto di 7 catenelle e lavoro le mie 13 maglie alte. 2, 3, 12 e 13. E continuiamo con la sequenza fino ad arrivare alla sottomanica dove lavoreremo il punto blocchetti. Vado nell'archetto successivo, lavoro il punto basso. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, un punto basso sulla maglia centrale del gruppo di 3 maglie alte. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, un punto basso nell'archetto seguente. 'All'archetto di 7 catenelle. Io continuo fino ad arrivare all'ultimo archetto e poi continuiamo con il punto blocchetti al sottomanica. La sequenza di ripetizione è questa che abbiamo fatto adesso. Ho lavorato l'ultimo gruppo di 13 maglie alte nell'ultimo archetto di 7 catenelle, vado a fare il punto basso nell'archetto successivo e siamo a sottomanica dove andremo a terminare la lavorazione con il punto blocchetti. Quindi faccio le mie 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto il primo blocchetto, vado nello spazio seguente e lavoro il punto basso. 3 catenelle, salto il blocchetto, vado nello spazio e lavoro il punto basso. 3 catenelle, 2 e 3, vado sulla maglia bassa iniziale e chiudo il giro con un punto bassissimo. E abbiamo terminato la prima sequenza di lavorazione per la manica. Io per ogni manica ne andrò a lavorare due, vedete? Qui l'ho già fatto. Se a voi piace un pochino più lunga, potete lavorarne 3, 4, 5 a vostro piacimento. La seconda sequenza e successive le andrete a lavorare allo stesso modo di questa che abbiamo appena concluso, ripartendo dal giro in cui abbiamo lavorato i due archetti sul gruppo di 13 maglie alte e la maglia alta tripla sulla maglia bassa. Vi faccio vedere la partenza e poi continuerete da sole perché la sequenza è la ripetizione dei giri precedenti. Naturalmente al sottomanica lavorerete il punto blocchetti come stiamo facendo. Abbiamo chiuso il giro di archetti,
per il sottomanica, entriamo nel primo spazio disponibile e facciamo un punto bassissimo. 3 catenelle per il primo punto alto, carichiamo il filo, 3 punti alti a completare il primo blocchetto di 4 maglie alte che andiamo a lavorare nell'archetto. E continuiamo per il sottomanica a lavorare i rimanenti blocchetti allo stesso modo. Carichiamo il filo, andiamo nell'archetto, 4 punti alti. Andiamo nell'archetto successivo e lavoriamo i 4 punti alti del blocco successivo, 3 e 4. Andiamo nell'ultimo archetto e andiamo a lavorare l'ultimo punto blocchetti, 3 e 4. E adesso ricominciamo la lavorazione ripartendo dal primo giro che abbiamo lavorato. Carichiamo il filo, andiamo sul sesto punto dei 13, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e lavoriamo il primo punto alto. Diamo le 3 catenelle di separazione, carichiamo il filo, andiamo nel punto successivo e chiudiamo il primo archetto. 3 catenelle di separazione, carichiamo il filo, andiamo nel punto successivo e chiudiamo il secondo archetto. Vedete che siamo ripartiti dal primo giro di lavorazione. 3 catenelle per l'archetto, che sarà la costante di questo giro, carichiamo 3 volte il filo, andiamo sulla maglia bassa tra i 2 archetti successivi e lavoriamo il nostro punto alto triplo. E ripetiamo questa sequenza per tutti i motivi della spalla. Arrivati dall'altro lato, continueremo a lavorare con il punto blocchetti fino a chiudere il giro. Una volta che abbiamo chiuso questo giro per la seconda sequenza di ripetizione, terminerete la sequenza stessa andando a lavorare il secondo giro, il terzo giro e il quarto giro, nel quale si lavorano le 13 maglie alte nell'archetto di 7 catenelle. Poi, se vi ritenete soddisfatti della misura che avete raggiunto per la manica, vi fermate, altrimenti andrete a lavorare le sequenze successive, sempre ricominciando dal giro di doppio archetto lavorato sulle 13 maglie alte. E questo è il risultato della nostra lavorazione. Naturalmente troverete tutte le informazioni necessarie nella info box sotto al video. Vi ricordo che il tutorial è articolato in 3 step proprio perché molto complesso, ma seguendo attentamente i 3 step è un lavoro alla portata di tutte, perché è spiegato in modo semplice e passo passo. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video. A presto!